2 minuti giocati, 13 minuti alla fine. Giù va, fatti un tiro! Sentono tutti i cazzo, che cazzo. Ragazzi, tensione per la finale. Squadra di Forbe contro Fano. Fano ovviamente è piena di tifo perché gioca in casa. E sono 1-1. Partita molto molto concitata. Ve la facciamo vedere. Bravo! Vai Miki, vai! Oh, mazzetta! Raclettona di mazzetta! 9 minuti ancora da giocare, 9 minuti ancora da giocare. Due volte che si ferma lì sulla linea, cazzo. Grande! Vai Miki, vai! Vantaggio Fano, vantaggio Fano. Fine vantaggio, fine vantaggio. 8 minuti e 30 secondi ancora da giocare. 1-1 Fano contro Bergamo Conegliano, la finalissima. E se non gli ha dato un secondo. 3-1 Fano. Direi che tu devi fare la giusta. Minuti ancora da giocare. Che male! Tempo? 5 minuti alla fine, 5 minuti alla fine. Risultato 3-1 per Fano contro Bergamo Conegliano al momento. Sicuramente sono più bravo, loro volevo. Segna tutto il corso. Bravo Fabio! 3-2. 3 minuti e 30 secondi da giocare, 3 minuti e 30 secondi. Poi dipende in realtà da quanto sai, c'è anche dal giocatore, se sai che è uno lento, vai da dentro porta e lo acchiappi. Se sai che è uno mega veloce, provi a seguirlo perché sennò magari sei tu. No, peccato che sei perso il gioco. Io vi chiederò dei soldi, lo sapete. Ancora le mani! Grande Miki! 10 secondi da giocare. Segni e puoi dirle. 5, 4, 3, 2,
1, finita. E Spano, Pappremo, vincono il torneo. Spano è il campione. Un bel applauso in 30 di squadra, ci hanno fatto vedere una bellissima partita, un grande gioco del Polo. Questo è il miglior spot per questo gioco. Grazie ragazzi. Io straboia. Allora, i vincitori che verranno chiamati vengono al centro a ritirare i propri premi. Diciamo, partiamo dal gradino più basso del podio. Hanno combattuto una guerritissima finalina contro Milano. È arrivato Brown! No, non è arrivato Brown. E non è servito perché c'è stato Giappo che con Papp Paparella hanno vinto la loro finalina. Sono arrivati terzi? Loro sono gli Squallor! Un bel applauso agli Squallor! Tutto merito di Giappo, lo sappiamo tutti, tutto merito di Giappo. Sì, vengono premiati con tre bottiglie di ottimo vino Buchini, passata di pomodoro azienda agricola Michele Busca, a casa, diciamo. E tre, chiaramente, non potevano mancare a Fano, fantastiche bottiglie di birra Renton. I piccoli figli del Polo fanno la premiazione. Non fate cazzate, foto. Che roba buona! Foto di Squallor, un altro bel applauso, li mandiamo anche a Fanculo. Passiamo al secondo gradino del podio. Un grande torneo, hanno giocato bene, hanno perso questa finale, ma comunque hanno guadagnato la medaglia d'argento. Però hanno vinto sabato. Loro sono gli Aerei. E arrivano nella loro classica posa svolazzante. Svolazza, vai. Bravi aerei. Ricevono in premio tre ottime bottiglie di vino Buchini, tre Buchini per questi ragazzi. Buchini per questi ragazzi. Tre accappatoi intimo e casa più, chiaramente. Tre passati di pomodoro come dicono Michele Busca. E tre, sei bottiglie, scusa, due a testa, e tre fantastiche bottiglie di birra Renton. Mettiti un accappatoio! Accappatoio! Guardalo!
adesso basta ragazzi, una bella fortuna a accappatoio ragazzi, tutti e tre per favore. Ieri, ancora un grande applauso. E adesso siamo arrivati al gradino più alto del podio, la medaglia d'oro, i campioni, li conosciamo già ma ve li presento ancora. Sono Mone, Miki, Mastro, sono i Fuck 3M. Suppongo che conosciate già i premi che avete fatto voi. Chiaramente, oltre ai premi c'è anche un'altra cosa, c'è un'altra, anche un'altra cosa che adesso vi arriverà, portando un faggetto speciale, forse conoscete anche lui, l'ambito trofeo, i campioni, eccoli, Fattelle, Palo, vince Palo, si porta a casa il trofeo di Palo. Beh, ragazzi, che fa? Fano, Fano? Fano, 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 Fano,